Benvenuti in Segreti. Prima di parlare di qualunque cosa sia, chi sono i segreti? Perché va bene avere dei segreti, ve lo diranno in tutte le interviste, vi avverto. Io sono il primo stamattina, ma fino a stasera tutti mi chiederanno: ma quali sono i segreti dei segreti? Cominciamo dai vostri nomi e che cosa suonate. Allora, io sono Filippo e suono la batteria. Io sono Angelo, canto e suono la tastiera. Emanuele, basso. Quindi senza chitarrista. Senza chitarrista. Siete che non siete la prima band ultimamente che incontro, e un'altra arriva da Reggio, l'intervista qua settimana scorsa, senza chitarrista. Come mai? Come mai questi chitarristi? Ve lo dice un chitarrista, cosa vi abbiamo fatto? Cioè, guardiamoci negli occhi, se avete qualcosa da dirlo. Non è qualcosa contro i chitarristi, è capitato per scelte, diciamo, di cambi di formazione vari, persone con cui non ci trovavamo più e siamo arrivati a essere in tre e allo stesso tempo il disco ha cominciato a essere meno improntato sulle chitarre. Poi eravate stufi di dire abbassa, abbassa, il Ma solito chitarrista. spigliozza. Il solito, diciamo, che un po' il difetto di chitarristi è: non mi sento. Però ci piacciono le Volumi. chitarre, cioè non è Chitarre, questo niente il contrario, discorso. penso fosse Anzi, coincidenza, in realtà, non è così. non è un caso. Voi arrivate da Parma e, come dicevamo poco fa, scherzando, io non ricordo artisti da Parma. Sembra che da Reggio in giù c'era una fila, eh. Ma perché da Parma non si esce? Come mai ci è voluto tanti anni per avere una band da Parma? Penso ci sia una risposta a questo. Sì, non sono anch'io effettivamente, non c'è, cioè, a Parma ci sono tanti locali e live, È una bella però città, Parma, esatto, molto molto viva. forse Parma, però a livello di band non so effettivamente perché, cioè, se ci basta provo se un po'. stessa, tipo, Vi accontentate, cioè, nel sì, senso che vi bastate? sì, una dimensione media che forse fa contenti tutti. Poi siete lì in mezzo, in un attimo si va in Sì, Liguria. perfetto. Voglio mangiare i Molto. testaroli, vado Cioè, chi giù più la fa fare Lunigiana. C'è discorso. Bologna, c'è Milano, che poi tutto sommato non è così lontana. Una città tattica, sì. È vero, Tattica. è un po' il karma della città che si riflette nell'arte. Però per fortuna i segreti ci portano qualcosa di nuovo che si chiama Qualunque cosa sia, che è il vostro primo lavoro pubblico. Ufficiale, sì. Immagino che avrete già fatto chissà quanti demo, singoli. Però siete arrivati a Milano con un progetto vostro. Da dove è partita questa cosa? Questa volontà di portare una cosa in giro? Beh, è partita dopo il nostro, come EP, fatto con nome vecchio, che ci chiamavamo I Segreti di Charlotte. Abbiamo cambiato nome e nel frattempo abbiamo fatto dei pezzi nuovi. Questi pezzi in realtà dovevano andare poi a fare un EP di prova, perché poi era partito così il disco, non doveva essere poi niente di così ufficiale. Poi nel tempo poi è piaciuto quello che stavamo facendo, abbiamo lavorato appunto con insieme al nostro produttore Simone Sproccati. Quindi, piacendo i pezzi, nel tempo abbiamo poi deciso di fare un vero e proprio disco, aggiungendo poi erano così una 6-2, Sì, sì, 6, partire da perfetto. 6, inizialmente doveva essere un EP, diciamo. E invece poi ci siamo poi trovati a dire facciamo un disco vero e proprio. Quando è che vi siete resi conto che il materiale messo insieme funzionava? Beh, C'è stato un momento, dopo che abbiamo registrato, cioè, quando avete riascoltato, avete detto: beh, sì, siamo però. sempre stati comunque convinti Sì, sui sì. pezzi. Chi è dei tre quello più critico? Quello che prima che gli vada bene la canzone, un mixaggio, una registrazione? Siamo Tutti e tre critici. abbastanza. Sì, ma siamo, sì, non siamo pignoli nel tre, Cioè, un siamo po' che ci siamo comunque. trovati bene con le persone con cui lavoriamo, Quindi è venuto quindi facile. è venuto facile, Ah. ma poi non siamo lì che. Anzi, a volte lui ci porta dei provini e vorrebbe più critiche, capito? Magari tipo è bello, mi Vabbè, piace, e lui dice sì, ma oh, è così. la critica porta, quando è costruttiva, porta sicuramente a No, però sì, crescere. siamo sempre abbastanza in linea, sì. E aver rinunciato al chitarrista, almeno come formazione ufficiale, che penso che dal vivo un chitarrista ci sia, o avete proprio rinunciato? Parzialmente rinunciato, cioè buona parte dei Dividete pezzi per però tre ci. invece che per quattro. Esatto, C'è siamo più comodi in macchina, tutto. spazio per gli strumenti. Spazio, Poi di sono. solito il chitarrista c'ha amplificatore Ma grosso, magari non è uno due scherzo, chitarre. No, 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 lo so, cioè. te lo dice un chitarrista. No, la maggior parte delle date le faremo in tre. Quindi avete pensato questo materiale per, chiamiamolo Power Trio. Power Trio, mi piace. Vabbè, in realtà quello è. Sì, stiamo vedendo che può funzionare ugualmente e quindi abbiamo deciso così, tranne alcune date, magari quelle un po' più grosse in cui è bello avere anche una bella chitarra, Anche dai, però nei te locali di piccoli la facciamo lavoro. così. E quando suonate, oltre ai vostri pezzi, avete degli artisti di riferimento dei quali fate delle cover? Ci sono
qualche, che poi alla fine diventa l'ispirazione per le cose che fate, insomma, uno è qui, è Giovanotti Lorenzo qui. E il, ai concerti suoniamo una sua canzone. Che canzone fate Giovanotti? È un segreto. Ah beh, noi scambiamo i segreti, cioè, se ce li hanno loro i segreti. Diciamo. E in casa come hanno preso questa vostra decisione di puntare seriamente alla musica? Cioè continuano a dire no, ma trovati il lavoro più serio, che lavoro fai, quelle solite cose, o i genitori sono dei fan? Allora, nel mio caso sono sempre stati fan, ovvio che c'era anche la preoccupazione per il futuro. Il futuro. Quello ovviamente, però mi hanno sempre appoggiato, quindi non ho niente da dire, ecco. Non ho... Sì, mia mamma è fan dal primo secondo, è proprio un supporto continuo, cioè ci crede più lei, capito di me? Sì, ci sostengono molto, i miei amano un sacco la musica. No. Ovviamente c'è quella preoccupazione. No, anche perché oggi come oggi è più facile sfondare nella musica che trovare un lavoro allora fisso a posto indeterminato. Guarda, dopo gli facciamo fargli delle interviste, ho detto fidatevi, è più facile sfondare nella musica, che è tutto dire, che trovare un posto serio indeterminato di quelli che valgono veramente. Di che cosa raccontate le vostre canzoni? Di voi o fate come tanti che cantano degli altri perché in realtà poi stanno parlando di loro? Chiaro, più che altro sei tu l'autore dei testi. Sì. Ma a metà sono un po' autobiografiche in parte e un po' poi ricamate su, sono romanzate, certo, diciamo. Certo, certo. Diciamo che nei pezzi la cosa importante per noi è riuscire a portare un messaggio in qualche modo. Trattiamo comunque sempre di emozioni, quindi di cose che non sono tangibili, ecco. Quindi, però è bello riuscire a fare, pur essendo pop, riuscire a portare anche qualcosa di tante canzoni. E poi se arrivate da una terra che... Da Parma in poi è rock italiano. Cosa vuol dire invece decidere di essere una band pop? Cioè quella, anche in fondo annunciare una chitarra vuol dire togliere un certo tipo di colore, sì, vuol dire avere una colorazione dei propri pezzi molto differente. Molto differente. Che cosa, che significato ha per voi? Sicuramente, cioè, noi valorizziamo, almeno in questo lavoro che ha valorizzato molto più i synth e le tastiere, principalmente, certo. Quindi... Cioè, da un impatto completamente diverso. Noi veniamo però da una terra in cui... Cioè, da Parma in poi, se non fai rock, credo che ti aspettano fuori casa e ti menano, cioè deve, sì. Sì, deve essere obbligatorio. Infatti, comunque a Parma, cioè, noi siamo forse più apprezzati, è una cosa che ogni tanto ci diciamo, che siamo forse più apprezzati fuori Parma che a Parma, da un certo punto di vista. Vabbè, cioè... Quello è abbastanza classico. Ok. C'è l'invidia, c'è le cose, a parte il giro parenti è abbastanza normale. Però... scoprirete, voi siete molto giovani, ma ascoltando nel tempo scoprirete che in realtà sintetizzatore, basso, batteria, eccetera, è stato veramente il cemento, non dico Emerson, Lake & Palmer, ma per tantissime band che fanno anche progressive, sì. Quindi non è solo chiudersi nella cerchia pop. Avete un po' la tentazione anche voi di dire, ma usiamo i synth, ma facciamo un bel intro, ma pompiamo un po' le cose. Sì, facciamo, cioè soprattutto dal vivo, esatto, per i live, sì, ci stiamo sbizzarrendo un pochino di più. Ma che strumenti usate? Synth o Mac con Logic con tutti i suoi meravigliosi che ha? No, Roland 1, quindi sì, un synth abbastanza anche tranquillo, niente di... Ma tastiera pesata o cosa normale? Pesata. Semi pesata. Ma quindi, piano, quindi sei pianista, formazione da pianista? Sì, più piano assolutamente, che non riesco a suonare il piano. E quali sono i musicisti che vi hanno più influenzato nel vostro strumento? A me piace tantissimo... batterista di Verdena, okay, quindi roba meno nota di quello che si potrebbe pensare, insomma, Steve Copeland, dei solista, sì. Quindi quello di Verdena, batterista. E allo stesso modo quello di 21 Pilots, mm-hmm. Sono due riferimenti italiani che ti piacciono. Sì. Ma io del mio strumento non ne ho, cioè non ho qualcuno da cui prendo ispirazione, anche perché comunque io il piano lo uso per scrivere le canzoni, quindi d'appoggio, ecco, quindi non ho però un tipo... Non hai studi classici? No, non ho modo in cui lo suono, in quel senso lì, quindi okay. Insomma, non ho riferimenti. Io invece le stazioni, diciamo, più anni 70, così, più... Cioè, ho iniziato a suonare per le band hard rock, Black Sabbath, queste cose qua, e infatti, cioè, mi piace tanto. Allora, tanto. Italiano Dolinelli, il gallo, non so. Ah, beh, cioè, beh, sì, c'è quello lui di classico, certo. È un... E per una generazione come la vostra, che potrebbe essere tanto lontana da un Vasco Rossi, in realtà rapportarvi con quel tipo di musica lì, per lui è riuscito a fare rock, pop, ma essere anche fortemente cantautore. Io sono l'unico
Boys di Vasco. Lo amo la follia. Sì, io non ho mai frequentato Vasco. Sì, a me non ispira tanto questo modo di fare. La generazione forse un filino prima della, cioè dopo della vostra in realtà, quelli un pochino più giovani, ormai esplosa la trap e sembra che non si viva senza. Che cosa vi fa pensare, cioè, quando vedete questi ragazzi che in fondo non sono dei musicisti, che con una base dicono delle cose, cioè, vi interessa, non vi piace questo fenomeno? A me dispiace per loro perché anche a me. Non sono riusciti, cioè quella appena prima della nostra. A Parma ce ne sono tanti rappresentanti, mm-hmm. tanti musicisti che però rimangono lì e mi spiace perché ci sono state grosse potenzialità a Parma negli ultimi anni, che però credo perché non fosse il momento giusto non sono potuti evolvere, esplodere. Scusa. No, sì, volevo dire una cosa su questa cosa perché a me interessa questo. No, io invece rispetto molto questa nuova corrente, però per me da un ritratto molto importante di quello che sono i nostri tempi. E poi è un modo di esprimersi. È il loro rock, eh? È il loro rock. Quindi io non tendo a non essere critico per la trap, per questi nuovi generi. Ma infatti, se ben venga. Ecco. Poi io non. È un genere che non mi arriva, però se uno fa, non c'è niente di. Come sonorità, qualcosa di interessante. Cioè questo riutilizzo dei synth per esempio è molto forte, poi loro usano molti campionamenti, quindi, però ci sono anche dei produttori veramente interessanti. Vi siete posti il problema, se è un problema per la vostra età non credo, social, cioè oggi oltre alla promozione classica, che è quella che stiamo facendo qui in un grande ufficio stampa Parole d'Intorni di Milano, il social è molto importante per avere persone che ti seguono, per incontrare. Voi è una cosa che fate normalmente, vi piace, non vi piace proprio? Qual è il vostro rapporto con i social? A me piace usarlo bene, non abusarne, ma siamo consci che è il modo con cui tutti i giorni le persone possono venire in contatto con noi. Ormai sì, le radio purtroppo stanno veramente un po' soccombendo. Ma lo fate come profilo di band? C'è uno di voi che è un po' più bravo degli altri a fare queste cose, che è più sgamato? Come vi siete organizzati questa cosa? Perché ormai ci vuole tutto, ci vuole il fonico, ci vuole anche un social media manager. Sì, sì. C'è qualcuno che vi cura queste cose o vi arrangiate o la sapete fare? Beh, la pagina siamo noi, sì, i social siamo tutto facciamo. Quindi se vi scrivono rispondete voi? Sì. Veramente, veramente interessante. E qualsiasi cosa sia un tour... Vuol dire che dal 26 ottobre 2018, per chi vede questa intervista nei giorni precedenti, chi la vedrà l'anno prossimo fa niente, l'avete perso, peggio per voi, parte un tour, quindi delle date in giro per l'Italia, immagino che abbiate fatto delle prove così, ma avete idea di che cosa vi aspetterà dall'altra parte dell'Italia? No, assolutamente. No. Paura? Qualunque cosa potrebbe succedere. Qualunque cosa sia, è questo, cioè esatto. Non abbiamo nessuna idea di cosa ci aspetti. Il primo tour che facciamo, primo album, quindi è tutto da scoprire. Sì. Chi è più ottimista dei tre? Chi è che è certo che andrà tutto bene? Ma bisogna vedere cosa vuol dire andare tutto bene. La domanda è aperta. Io sono molto motivato, ho una gran voglia. Allora sei tu che sei più ottimista. Sì. Hai vinto tu. Vince facile, è una gran voglia. Beh, insomma, quello che scrive le canzoni deve essere un po' più intimista, decisivo. Che se non c'è un rodimento interiore, sì. Batterista intanto si sfoga, che gli frega lui picchia. Solo che io voglio anche fare un po' di insomma guai, no? Allora ti tengono. Ma sei l'ottimista, esatto. Bisogna tenerlo un po' più a cosa. E quali sono stati i vostri primi fan? Quando è che vi siete resi conto che non è la sorella, la zia, ma questo è un fan, questo è uno che mi segue perché gli piace quello che faccio. Avete sicuramente qualche faccia, ma qualche comportamento che vi ha fatto dire ma allora è possibile. Ma come di adesso in realtà si vede sui social che la gente inizia a taggarci, inizia a seguirci un po'. E prima, soprattutto con lo scorso EP, quando eravamo qui dentro Parma, c'erano stati dei feedback positivi, poi sono una fan base per me. È tutto da costruire. E invece per chiudere volevo sapere un po' com'è il lavoro con un produttore, perché una band
non è abituato ad avere una persona da fuori che ti guarda, ti ascolta e ti dice meglio così, meglio cos'ha, questo lo fare così, quello lo fare. Però in realtà è molto importante la figura del produttore, quello che fa fare il salto di qualità a una band che fa tutto da sola, a meno che non siano dei mostri, ma tutti i mostri della storia hanno avuto dei grandi manager o produttori dietro. Qual è stato il vostro rapporto col produttore? Cioè avere una, in questo caso, quarta persona che abbraccia concerti e vi dice questo sì, questo no, io farei così. Ci vuole umiltà. Io mi ricordo il primo incontro che abbiamo avuto, sono state molte più le cose, diciamo, che non andavano, ma normale. Lì devi avere l'umiltà, secondo me, di dire ok. Sì, qui è stato anche molto bravo lui, secondo me, qui a capire i nostri pezzi, cosa valorizzare, cosa no, insomma. Da lì è partito anche quel discorso forse del sound che abbiamo scelto. Ma è una cosa fondamentale alla base di una band, anche perché poi comunque sicuramente una persona che dà indicazioni è importante, ma poi lo rappresentate voi. Se quello che suonate non vi piace, durate poco. Questa è una cosa importante, perché finché sei dentro, secondo me, ti sembra magari che quello che stai facendo è bellissimo. Bellissimo, magari qualche feedback, ma è sempre una dimensione molto dentro. Ci serve una persona, secondo me. Assolutamente. Non è un progetto. Sì, che fa un po' l'allenatore. Chi da fuori dice... Infatti proprio mental coach, anche il produttore bravo non è solo quello che sa mettere mano ai suoni o sa darti una dritta, ma anche quello che sa creare. Per me è stato veramente fondamentale, sicuramente. Avete pensato a scorciatoie tipo i talent, così, o è proprio lontano dalla vostra mentalità? Non ci ha toccato. Non avevamo parlato, però non mai... È abbastanza lontano. Non sembra stato così. Probabilmente bisogna avere un prodotto poco costruito, perché se hai già una tua identità forte finita lì, tanta strada non la fai, perché la televisione deve fare il gioco che è lei che ti sta costruendo. Quindi capisco anche che non essendo voi dei quindicenni, ma non essendo neanche troppo vecchi, poteva sfiorarvi quella cosa lì, ma secondo me non è una brutta scelta. Anche il tipo di percorso, cioè sono due percorsi completamente diversi, cioè qua si parte alle briciole e si prova a salire. Certo. Passo per passo, ti dà proprio una corazza. Forse per tanti aspetti è anche meglio, gradino per gradino. Noi abbiamo mai messo poco in dubbio questa cosa. Cioè, i salti improvvisi proprio personificano la cosa. No, anche perché poi la storia insegna che è una percentuale piccolissima quella che riesce a continuare a fare questo lavoro, figuriamoci quelli che riescono poi ad avere dei successi. Sono cose abbastanza strane. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. La cosa che è importante è, spero presto vedervi dal vivo a Milano. Visto che questo qualsiasi cosa sia un tour, spero molto presto, in bocca al lupo e tanta musica che ci vuole, sempre bisogno. Grazie mille.